Buongiorno e benvenuti a Oltre la Cronaca, l'appuntamento quotidiano con l'informazione. Come di consueto, apriamo con la messa celebrata dal Papa a Casa Santa Marta, la santità semplice di tutti i cristiani, la nostra, quella che dobbiamo fare tutti i giorni. È una strada che si può percorrere solo se a sostenerla sono quattro elementi imprescindibili: coraggio, speranza, grazia e conversione. Così ha detto il Papa nel L'omelia. E questa mattina presso la sala stampa della Santa Sede è stato presentato il tema del nono incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Dublino dal 22 al 26 agosto 2018. Il Vangelo della famiglia, gioia per il mondo. E nel corso della conferenza stampa l'arcivescovo di Dublino ha risposto a una domanda in merito a un'eventuale presenza di Papa Francesco all'incontro mondiale delle famiglie. Il Papa ha detto che è suo desiderio venire, però noi sappiamo che i programmi del Papa vengono elaborati molto più vicini all'evento e molte cose possono cambiare in questo periodo. Si è aperto ieri a Istanbul, in Turchia, il primo vertice umanitario mondiale voluto dal segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Convocati 57 capi di Stato e di governo e 6.000 delegati tra politici, rappresentanti delle ONG, associazioni. Scopo rendere più incisivo il sistema di assistenza umanitaria e ridurre i profughi entro il 2030, ridurre le guerre e fermare quelle in corso. Al telefono con noi il giornalista di Mondo e Missione Giorgio Bernardelli. Buongiorno. Buongiorno a voi. Un vertice con obiettivi molto alti, abbiamo sentito. Qual è la tua lettura? Ma certamente è un fatto importante, la convocazione di questo vertice per mostrare quanto la situazione oggi sia una situazione di emergenza, una situazione mai vista negli ultimi decenni nel mondo di oggi. È la prima volta in 70 anni che l'ONU convoca un vertice di questo tipo e credo che basti a dirla lunga. Sono circa 130 milioni oggi nel mondo le persone che vengono affette da quelle che vengono definite le emergenze umanitarie. Vuol dire che circa l'1% della popolazione mondiale è stata costretta a lasciare le proprie case e che ci sono circa altri 70 milioni di persone che vivono grosse difficoltà per il proprio sostentamento. È un'emergenza appunto che questo rincontrarsi del mondo a Istanbul mette sotto i riflettori pur con tutti i limiti che questi grandi appuntamenti portano con sé. Sappiamo bene che prendere degli impegni sulla carta è facile, poi indicare davvero delle soluzioni purtroppo diventa molto più impegnativo. Certo, forte è anche il messaggio che il Papa ha inviato al segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon. Sì, il Papa crede molto in questo appuntamento, c'è stato questo messaggio inviato ieri, ma ne aveva già parlato diverse volte il Papa di questo appuntamento di Istanbul. Anche in questo caso uno tra i pochi al mondo a puntare davvero gli occhi su questo appuntamento. L'aveva citato per esempio durante la sua visita a Lesbo, mostrando come ci sia un legame molto stretto tra la solidarietà concreta ma anche gli orizzonti politici da dare a questa solidarietà. Nel messaggio di ieri al segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon il Papa ha detto una cosa molto importante, ha detto che non stiamo parlando di numeri ma di persone. Nel suo messaggio c'è davvero un invito molto forte anche a mettersi in ascolto di ogni singolo rifugiato che cerca un luogo dove vivere. Credo che sia un messaggio molto forte perché anche in tante polemiche che attraversano la nostra opinione pubblica si tende a generalizzare, si intende a fare i discorsi sui numeri, invece sono le persone quelle che
questa situazione così grave ci chiede di mettere al centro dell'attenzione. Certo, intanto purtroppo infatti vediamo che continuano gli attacchi, ad esempio in Siria, penso alla scuola di Terra Santa di Aleppo, ai 3 attentati di ieri. Certo, le emergenze umanitarie non possono essere viste in maniera isolata, non si risolve un'emergenza umanitaria come quella creata dal conflitto in Siria senza dare una risposta a questo conflitto. E purtroppo è vero, proprio in questi giorni una delle tante contraddizioni di questo vertice in corso a Istanbul, proprio in questi giorni la situazione in Siria sta di nuovo precipitando con la giornata di ieri che è stata una giornata gravissima. Il bilancio aggiornato dice che sono più di 150 morti nei soli attentati di ieri, ma da una parte all'altra del paese quell'ipotesi di cessate il fuoco che almeno in alcune aree per qualche settimana sembrava aver dato qualche speranza, in queste ore sta tragicamente venendo meno. E credo che questo dica, insomma, anche, il bivio a cui ci troviamo di fronte. Senza un impegno serio per la fine di questi conflitti, noi ci troveremo sempre a dover rattoppare delle situazioni, con provvedimenti di emergenza, che sono dei puri palliativi. Senza, un intervento politico forte per la fine di questi conflitti, le emergenze umanitarie, saranno solo un dramma che si perpetua, rendendo vane tante parole che anche in queste ore vengono dette. Grazie, noi ti ringraziamo Giorgio, ti auguriamo una buona giornata. Grazie. Grazie anche a voi. E leggiamo dall'ANSA che le autorità greche hanno dato il via all'operazione per sgomberare gradualmente il campo profughi di Idomeni, il più grande del paese. Il campo è situato al confine con la Macedonia e vi hanno trovato rifugio per mesi una popolazione stimata di oltre 8.400 persone. E proprio per riflettere su immigrazione, giustizia, pace e integrità del creato si sta tenendo in questi giorni a Verona l'incontro europeo dei frati minori. Vengono da tutta Europa, anche da quella dell'est e perfino dall'Ucraina. Sono poco meno di una trentina di frati minori riuniti in questi giorni presso la Fondazione CUM di Verona per riflettere sulla crisi ambientale e sull'immigrazione, sfide di un'Europa che cambia. È un incontro europeo dei frati minori che lavorano nell'ambito di giustizia, pace e integrità del creato. E quindi siamo i delegati di tutta Europa insieme a tutti i frati che nelle varie province, nei vari piccoli contesti si occupano proprio di questo, di lavorare in quest'ambito. Ecco, il Papa ha dato molti spunti di riflessione sul creato, sull'accoglienza, sull'uomo, insomma, di questo parlerete per arrivare a cosa? Beh, il Papa ha una fonte inesauribile di spunti sui quali discutere, a partire dalla sua enciclica Laudato Si. Quindi noi in questo convegno europeo ci soffermeremo soprattutto sul tema della crisi ambientale in Europa e poi del problema dell'immigrazione, dell'accoglienza degli immigrati. Il Papa sta insistendo tanto su questo, ci sta chiedendo di aprire anche le nostre comunità, un discorso non molto facile, ma sul quale vogliamo impegnarci, un fronte sul quale noi frati minori siamo impegnati in prima linea. Il Papa è molto chiaro con tutti, dice aprite i conventi, tenete cura del creato, perché abbiamo una grande responsabilità verso i giovani, anche se noi siamo un po' già avanti nell'età e non sono proprio vecchi, però grande responsabilità verso i bambini, verso i giovani, che forse adesso sono loro un po' spensierati, no? Nella vita giovane, però ecco, noi dobbiamo lasciare in eredità un creato pulito, una gioia di vivere a servizio del Signore, del creato e della giustizia. Ecco, lei cosa sta facendo concretamente per questo? Io sono Monselice, nel Convento San Giacomo, mi occupo da sempre di emarginazione, ma ultimamente soprattutto sulla prevenzione. È partita tramite Giustizia e Pace, che coordina tutto il Nord Italia, dove io sono responsabile, scuola liberi per liberare, liberi dentro, liberi fuori, per dare testimonianza. E quindi questa scuola vuol far sì che questo creato, questa giustizia e questa pace si concretizzi nella vita, soprattutto con chi ha bisogno. Si celebra oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina. Il Papa Domenica all'Angelus ha detto: chiediamo a Maria di donare ai suoi figli in Cina la capacità di discernere
In ogni situazione i segni della presenza amorosa di Dio che sempre accoglie, sempre perdona. In questo anno della misericordia possano i cattolici cinesi, insieme a quanti seguono altre nobili tradizioni religiose, divenire segno concreto di carità e riconciliazione. E per questo abbiamo in collegamento telefonico con noi il direttore di Asia News, padre Bernardo Cervellera. Buongiorno, come nasce questa giornata di preghiera? Beh, la giornata è stata voluta da Benedetto XVI con la sua lettera ai cattolici cinesi del 2007. Era una situazione molto interessante, molto importante, perché in quel periodo lì la maggior parte dei vescovi era ritornata a una comunione con la Santa Sede, quindi il corpo episcopale era praticamente unito un po' alla Chiesa Universale e al Papa. Dopo tutte le difficoltà degli anni precedenti, dei decenni precedenti, e il Papa ha voluto allora che tutto il mondo, tutta la Chiesa del mondo pregasse per la Cina. Il senso di questa preghiera era perché i cattolici fossero sempre più uniti alla sede di Pietro, fossero uniti tra di loro, appunto perché ci fosse una maggiore integrazione e unità tra Chiesa ufficiale e Chiesa sotterranea, cioè tra la Chiesa che è riconosciuta dal governo e la Chiesa che non è riconosciuta dal governo, ma che è sempre Chiesa. E terza cosa, perché appunto possano con il loro amore aiutare la situazione della Cina, far maturare appunto lo sviluppo e l'amore anche dentro la società cinese. Questa è stata un po' l'idea di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI, e centrandolo poi sulla devozione alla Madonna di Shashan. La Madonna di Shashan viene appunto onorata in un santuario vicino a Shanghai, è un santuario nazionale, e lì ci vanno tantissimi cattolici, centinaia di migliaia di cattolici. Purtroppo subito dopo questa proposta del Papa, a Shashan c'è stato sempre più un controllo poliziesco molto forte, con metal detector, con poliziotti in borghese che girano, eccetera eccetera, e hanno reso più difficile queste celebrazioni a Shashan. Però insomma, i cattolici di Shanghai e del resto della Cina hanno trovato modi di onorare la Madonna e di pregare per la Cina in altri modi, o andando in altri santuari, oppure diluendo lungo tutto il mese di maggio i pellegrinaggi a Shashan. Ecco, qual è la situazione oggi in Cina della Chiesa Cattolica? È una situazione molto positiva, direi, nel senso che c'è tanta gente un po' stufa del materialismo di tipo consumistico, adesso il materialismo del comunismo che aveva portato Mao Zedong, e il materialismo neoconfuciano che era già presente nella tradizione cinese. E molti si avvicinano al cristianesimo come desiderio proprio di saziare la sete, una sete religiosa che c'è presente nei cinesi, per cui ci sono tantissime conversioni. All'ultima Pasqua ci sono state oltre 20.000 battesimi, nuovi battesimi di adulti tra i cattolici, tra i protestanti ce ne sono ancora di più, quindi c'è una grande vivacità della Chiesa con queste difficoltà, cioè con il controllo sempre statale, con il controllo delle associazioni patriottiche, con la situazione di alcuni vescovi che sono imprigionati o alcuni sacerdoti che sono imprigionati, e nello stesso tempo con un timore da parte del governo e dei governi locali, e io penso anche del governo centrale, di questa crescita di cristianesimo che non sanno come possa che non sanno come possa evolversi, per cui si cerca appunto di aumentare il controllo. Purtroppo appunto negli ultimi 2 anni si sono accresciuti
i controlli, si sono accresciute le condizioni a cui le religioni devono partecipare e cui i cristiani devono partecipare nella società cinese, cioè non so, si parla di una sinicizzazione, cioè di devono diventare sempre più cinesi le religioni, che è una cosa bella da un certo punto di vista, ma dall'altra parte, cioè per esempio il partito chiede che in questo modo si esalti sempre di più la funzione del partito comunista da parte delle chiese, che siano a servizio dello sviluppo della società secondo le direttive del partito, che quindi insomma praticamente diventa una intromissione terribile sul mondo religioso, insomma. Grazie quindi, direttore, e buona giornata. Il Papa è un grande comunicatore, ma come si può comunicare con incisività il messaggio evangelico e come i fatti della Chiesa vengono trattati dalla stampa? Ne abbiamo parlato con Monsignor Giulio Dori, vescovo di Macerata e consultore del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali a Verona nei giorni scorsi per il Festival Biblico. Beh, Papa Francesco ci sta insegnando a declinare in maniera sempre più forte e immediata l'insegnamento evangelico con la concretezza della vita. La parola di Dio, proprio perché è parola incarnata, non è una precettistica così formulata semplicemente con norme e leggi, ma è la vita di Dio fatta carne, presente in mezzo a noi. Ecco, questa parola incarnata, se non è contrassegnata dalla vita, se non è proposta con la vita, rischia di rimanere semplicemente un formulario astratto. Papa Francesco ci sta insegnando a sperimentare l'efficacia di una parola vissuta e ci invita anche attraverso il tema della misericordia, in modo particolare in questo anno, a tradurre questa parola di Dio in gesti, in segni, in opere di misericordia, perché così il Vangelo si manifesta in tutta la sua potenza e davvero la parola diventa parola salvifica. Allora, c'è il rischio che su tanti argomenti poi quello che la stampa passa sia solo una visione parziale o focalizzata su alcune cose, quindi non passa magari un intero messaggio. Ma in genere è così, ma non c'è da stupirsi, cioè per chi è nel mondo della comunicazione lo sa bene che c'è sempre una riduzione, una sintesi che il più delle volte è finalizzata a colpire, a generare attenzione e quindi a fare scoop. Possiamo fare l'esempio più eclatante, no? Si è parlato molto durante i sinodi della realtà del matrimonio, della famiglia, grandi dibattiti, grande attenzione dei media. Una volta pubblicata l'esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia, non se ne parla più. Cioè, all'interno della Chiesa sentiamo tutta l'urgenza invece di cominciare a mettere in pratica questo lavoro che è stato fatto. Ma perché non se ne parla più? Perché tolto l'aspetto che era l'oggetto della discussione, diciamo, mediaticamente più ad impatto, che era comunione sì o comunione no, tutto il resto ai media non interessa. Invece tutto il resto è ciò che interessa alla Chiesa, insieme ovviamente alle situazioni più delicate e più difficili. Ma il Papa, in questo testo che è molto ampio, parla della missione della Chiesa a sostegno dell'amore vero e quindi della costruzione di una relazione autentica. Le ragioni che sostengono la tutela della vita sono state al centro di un incontro che si è tenuto a Verona, promosso dal Movimento Europeo Difesa della Vita, dal Forum Veneto delle Associazioni Familiari in collaborazione con altre associazioni, con la presentazione di alcune esperienze concrete. Ce ne parla Marina Zerman. Voglio prendermi cura di te, questo è il titolo dell'incontro che ha messo al centro il tema della tutela della vita. Principi messi a rischio da leggi e consuetudini in un'Italia d'inverno demografico che registra poco meno di 100.000 aborti all'anno. Che cosa si può fare oggi a tutela della vita nascente? Ma si possono fare tante cose, ma la prima, la più importante è riconoscere che stiamo parlando di esseri umani, di figli, di persone che ciascun concepito è uno di noi. Finché non si riconosce questo, possiamo fare tanti discorsi, ma non si risolvono i problemi. Possiamo fare una politica delle cose, dare un aiuto alle mamme, eccetera,
ma ci sono tante mamme bravissime, ne conosco molte, che anche nella povertà accolgono il loro figlio perché sanno che è un figlio. Uno dei punti che sono cambiati, penso, importanti, è un crescente individualismo. Chi è l'uomo? L'uomo nella nostra società è questo individuo, un individuo staccato dalle relazioni, e dimentichiamo proprio il fatto, il significato antropologico del fatto che siamo nati, che siamo originariamente collegati uno con l'altro, e che l'altro essere umano non può mai essere un aggressore, o l'altro essere umano non può mai essere un peso. E io, anche se sono, se fossi malato terminalmente, non dovrei mai dovermi pensare un peso per la società. Toccante la testimonianza di Sabrina e Carlo Paluzzi. Dalla loro esperienza è nata l'associazione La Quercia Millenaria, che sostiene i genitori che decidono di portare avanti gravidanze di feti con patologie, una scelta vissuta spesso nella solitudine. È successo che al quinto mese abbiamo avuto appunto una diagnosi di questo tipo, con nessuna speranza per quello che riguardava il futuro di nostro figlio, e siamo stati abbandonati un pochino dalla medicina perché l'unica alternativa che ci avevano proposto era l'interruzione. Rifiutando quella non avevamo più servizi. Poi siamo incappati in un ospedale che ci ha seguiti in maniera molto molto più accurata, che è il Gemelli di Roma, e da lì il percorso è un pochino cambiato perché abbiamo ricevuto delle cure. Cure che purtroppo non hanno avuto un esito favorevole, nel senso che comunque hanno poi confermato l'avvio verso la morte di quello che era nostro figlio. Invece passando poi diversi giorni, in modo del tutto ancora inspiegabile, in modo del tutto naturale, la situazione si è risolta spontaneamente e il bambino è riuscito a nascere. Chiaramente aveva dei danni relativi alla funzionalità renale, alla vescica, eccetera. Quindi un bambino oggi con insufficienza renale, però è con noi, si lotta insieme e si gioisce anche tanto. Ai soggetti adulti ristretti nelle strutture penitenziarie e ai minori sottoposti a provvedimenti penali non detentivi da parte dell'autorità giudiziaria minorile dovranno essere garantite integrazione e pari opportunità di trattamento nei percorsi scolastici. È quanto prevede un protocollo d'intesa siglato dai ministri della Giustizia Orlando e dell'Istruzione, Università e Ricerca Giannini. Ne parliamo con Don Gino Rigoldi, cappellano dell'Istituto Penale per Minorenni Beccaria di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Che cosa ne pensa di questo protocollo? Beh, intanto io direi che proprio perché la popolazione carceraria ha dei grandi bisogni di cultura, pensate che circa l'1% è laureato, un po' meno del 3% è diplomato, gli altri vanno dall'analfabetismo verso la terza media. Questo anche perché il motivo è molto semplice, gli incarceri sono pressoché soltanto i poveri, e i poveri mediamente hanno un itinerario scolastico nella libertà che è modesto. Beh, io direi che sarebbe il caso che i ministri facessero accadere questi eventi di cultura un po' in tutta Italia. Voglio dire che Milano, Torino e compagnia bella hanno già una serie di interventi che non sono sufficienti, bisognerebbe fare 10 volte di più, però qualcosa c'è. Se va da Roma verso il giù, io vorrei essere sicuro che in ogni carcere ci sia un percorso di alfabetizzazione, di scuola media, e per chi vuole magari qualche percorso di scuola superiore. In proporzione anche al numero dei detenuti, perché se in un carcere di 1000 persone c'è un corso di terza media, certo, c'è, meno male che c'è, non ci fosse, ma però bisognerebbe avere una proporzione. Questa è la prima cosa che va assolutamente, assolutamente fatta. Certo è che qui dovranno esserci degli insegnanti con delle qualità di relazione abbastanza straordinarie, perché trovano degli adulti che hanno dei percorsi faticosi, devono essere capaci di non giudicare mai. Questa è una regola sacrosanta evangelica: non giudicare mai i fatti, si giudicano mai le persone. E poi di imparare un linguaggio che arrivi, perché pensate a far scuola, quando lì hai un 10-12 ragazzoni con i tatuaggi, con un passato piuttosto agitato, insomma, bisogna avere anche un bel linguaggio per fare una roba del genere. Però questo è importante anche per un altro motivo. Io guardo con terrore all'estate, come guardo con terrore al periodo di Natale, Pasqua, no?
Perché? Perché in questi tempi non si fa più niente. Se c'è formazione professionale, se c'è scuola, se c'è attività, c'è la vacanza. Sì, ma i miei ragazzi vuol dire che stanno 22 ore in cella o comunque nel gruppo, perché non c'è più niente. La noia imperversa. Se poi sono in celle belle calde, da noi anche abbiamo una dotazione di zanzare molto attrezzate, diventa una sofferenza. Insomma, avere da fare. Ecco, qui deve essere chiaro che questa scuola qui bisogna fare soprattutto d'estate, non soprattutto durante l'anno. Ecco, anche sì. Questa è una cosa da ricordare. Sì, poi il protocollo prevede anche la creazione di un libretto formativo dove vengono segnate le competenze acquisite e poi così venga anche facilitata l'entrata nel mercato del lavoro, e anche questo credo che sia importante. Sì, qui bisogna parlare di formazione professionale adeguata secondo quelle che sono i bisogni del mercato. E siamo lontani mille miglia da questa scelta, ma anche nella avanzata Milano non siamo lontanissimi, perché c'è questa legge europea, statale, regionale della garanzia giovani, che dovrebbe riguardare i giovani fino a 29 anni, ma un po' c'è, un po' non c'è, un po' incominciamo, poi non ci sono più soldi, è un disastro, insomma. Qui, anche qui, perché riguarda la formazione professionale, bisogna essere molto competenti, molto capaci di trovare i mestieri giusti, quelli che poi quando uno esce potrà lavorare. Perché se penso ai minorili, ma anche agli adulti, anche ai giovani adulti, il periodo più delicato, più impegnativo e anche più pericoloso è quando si esce. Se uno esce a fare il disoccupato senza saper fare niente, la classica risposta, sono capace di far tutto, cioè niente. Beh, lì siamo messi male, perché poi, siccome normalmente non sono di famiglie nobili e ricche, sono di famiglie povere, arrivano lì, ma poco in più da sfamare, non sa far niente, di lavoro ce n'è poco per tutti, men che meno per chi non ha nessuna competenza, siamo veramente rovinati. Però io ho una curiosità, quanti soldi ha messo per fare questo progetto? Bisognerebbe saperlo, ha ragione. Parlano di coinvolgimento anche di enti, regioni. Sì, vabbè, ma quelle sono le dichiarazioni, vabbè, le parole sono sempre bellissime. Certo. Io ho lavorato un po' per 3 anni nella regione Lombardia per fare i servizi per le tossicodipendenze. Quando discutevo con l'assessore della sanità delle varie delibere che mi arrivavano, lui mi diceva: guarda in fondo la dotazione finanziaria, se c'è tanto leggi, perché sono serie, se c'è poco vedrai che... E io spero che lì abbia messo una bella cifra, ma un adeguato finanziamento. Certo, certo. E poi per le scuole io direi soprattutto d'estate, sì. Soprattutto in questi periodi qui, sono periodi vuoti dove nelle carceri proprio la sofferenza si moltiplica, per il nulla, per il caldo, per le zanzare, per certo. Tutto quello che sono. Va bene, noi la ringraziamo per essere stato con noi, sappiamo che è impegnatissimo, quindi le auguriamo una buona giornata. Sto andando a Beccaria, difatti, adesso. Grazie mille. Sto andando a Beccaria adesso. Buone cose, buona giornata. Grazie altrettanto. Siamo così giunti al termine di Oltre la Cronaca, che tornerà come di consueto domani. A tutti voi una buona giornata.